E torniamo in diretta, siamo su Radio Bimbo, in FM anche su Roma, i 103.3 di Mondo Radio, e abbiamo con noi per gravidanza, amore ed emozione Rosy. Ciao Rosy! Barbara, buonasera a Ciao tutti. Barbara, salutami Rosy. Senti, siamo in diretta Sarà e fatto. siamo come sempre all'interno dell'Oasi Park di via Tarquinio Colatino 56-58. Ci stanno ascoltando non solamente su Roma, ma anche con l'applicazione TuneIn, cercando radiobimbo.it, dove ci sono anche le vostre fiabe, e poi su radiobimbo.com per quanto riguarda il discorso musicale. Allora, questa settimana ci avviciniamo chiaramente, anche se il tempo a Roma non è stato un granché, ma presumo in tutta Italia, ci avviciniamo all'estate e quindi parliamo un pochino delle vacanze. Qual è la maniera migliore di fare le vacanze? Di staccare la spina dai parenti, andare solamente in famiglia, farsi aiutare dalle nonne? E qual è magari il momento migliore per fare vacanze da giugno a settembre e il luogo migliore? Ne abbiamo parlato diverse volte. Intanto iniziamo sulla sfumatura umana. Meglio da soli per instaurare, diciamo, l'aspetto proprio familiare per quanto riguarda marito, moglie e figlia, o meglio farsi accompagnare dai genitori di lui o di lei? Allora, dal mio punto di vista, senz'altro da soli, ma proprio per godersi il clima familiare. È anche vero che magari la comodità di avere qualcuno Ti aiuta. che possa un po' darti una mano non è indifferente. Quindi, secondo me, questa è proprio una cosa soggettiva. Io Certo. non voglio mettere idee strane a mia suocera in testa, quindi voglio andare da sola. Beh, tu sai però che questa domanda, insomma, era proprio attinente, perché nei primi tempi magari la mamma di lei o la mamma di lui, insomma, in qualche maniera tendono a dirci e a dirvi chiaramente: vi aiutiamo, vengo pure io, ed è difficile dire di no. È difficile dire di no, boh, non so, avrei qualcosa da dire. Bisogna essere molto molto dure fin dall'inizio e Certo. poi, esatto, se comunque è una cosa che fa comodo e che fa piacere, perché no, Certo. assolutamente. Senti, allora, appurato quindi il primo discorso: giugno, luglio, agosto, settembre, il momento migliore: mare, montagna, collina, lago, cosa? Allora, sicuramente è il periodo migliore per i bimbi più piccoli sono, quindi maggiormente giugno e settembre, perché ci si avvicina Certo. al caldo e ci si allontana dal caldo, ma non sono proprio i mesi più caldi, quindi si riesce a gestire meglio tutto l'arco della giornata. Mare o montagna? Direi che è un pochettino anche questo soggettivo. La montagna fa bene sotto certi aspetti, che può essere. Vabbè, ovviamente l'aria pulita aiuta molto anche a liberare le orecchie dal catarro, che questa cosa l'ho Certo, letta da certo. poco tempo, e mentre il mare sicuramente aiuta per quanto riguarda sinusiti, problemi respiratori e la falsedine fa bene. Io Certo. sono pro montagna sempre, ma perché il mare comunque ti distrae troppo e poi è noioso. Troppo caldo, poi Poi, magari ti eccita un pochino troppo, tanta confusione, perché poi noi sappiamo, insomma, le spiagge italiane in qualche modo poi vengono molto battute per quel periodo. Forse la montagna, secondo me, nei primi anni, poi dipende anche dall'età che hanno i bambini. Se magari i bambini hanno, secondo me, sicuramente. un'età che va intorno, supera i 10 anni, magari ti puoi anche avventurare. Secondo me, la fase, quella lì, diciamo, proprio iniziale, dai 0, insomma, ai 5 anni, secondo me forse è meglio un posto tranquillo. Poi sappiamo tutti i ritmi dei bambini, il dormire il pomeriggio, e quindi in qualche maniera, secondo me, il mare è un po' caotico, soprattutto i primi tempi, insomma, quando le mamme devono recuperare e quando in qualche modo i bambini sono in crescita, i ritmi del mare sono molto molto più frenetici. Su questo ci troviamo d'accordo. Io C'è chi concordo. sceglie anche la via di mezzo, no? La collina, i 600 metri. In quel caso lì, poi magari anche lì va valutato, secondo me, il posto, cosa fanno anche i genitori, se è ben fornito. Anche se in Italia abbiamo dei posti chiaramente di collina o collinari, che dir si voglia, che sono ormai attrezzati come le spiagge, diciamo, di mare, no? Sì, e comunque è un buon connubio perché si possono fare camminate, stare nel verde con la famiglia e anche staccare facendosi dei bagnetti. Quindi poi una cosa che non è indifferente è Sì. che con i bambini al di sotto dell'anno non si può superare all'incirca i Ecco. 1800 metri, mentre per esempio una zona collinare potrebbe essere, per chi ama anche il verde, quindi tra virgolette la montagna, potrebbe essere un buon connubio. Perfetto. Senti, noi ricordiamo i vostri canali, poi più tardi avremo come sempre anche Isabella. So che continua anche questa collaborazione, so che voi vi leggete anche le fiabe da sole, però so che Isabella
legge ancora le vostre fiabe o alcune fiabe su radiobimo.it sono, diciamo, edite da voi, giusto? Sì, esatto, le creiamo noi nell'amministrazione un pochino, abbiamo un gruppo a sé, ci sono alcune delle nostre admin che si occupano di questo. Isabella, carinissima, le sa leggere in modo perfetto. Bene. Noi vi aspettiamo su Gravidanza, Amore ed Emozione, abbiamo un gruppo chiuso Facebook, una community aperta in cui facciamo milioni di contest, di cose divertenti, pagina Bene. YouTube e anche un sito internet. Tutto quanto Gravidanza, Amore ed Emozione, quindi ci trovate con molta facilità. Grazie, noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento come sempre a domenica prossima dalle 18 alle 20 anche in FM su Roma sui 103.3 di Mondoradio. Per quanto riguarda il discorso invece sulla diretta anche extra Roma, radiobimbo.com e sull'applicazione TuneIn. Grazie, ciao, buona Grazie a serata. te Alessio, a tutti, buonasera. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E torniamo in diretta, siamo su Radio Bimbo, in FM anche su Roma, i 103.3 di Mondo Radio e abbiamo con noi...